Il libro della giungla. Nel cuore più profondo della giungla indiana, una pantera di nome Bagheera avanzava rapida tra la fitta vegetazione. Quando giunse in prossimità del fiume, udì un verso strano. Si avvicinò alla riva e scorse una barchetta alla deriva. All'interno dell'imbarcazione c'era una cesta in cui giaceva un cucciolo d'uomo. Bagheera addentò la cesta e la trasportò delicatamente lontano dal fiume. Aveva deciso di affidare quel piccolo indifeso ai lupi, che allevavano i loro cuccioli con amore e saggezza. Qualche istante dopo, depose il prezioso fardello all'ingresso della tana di Rama, uno dei lupi. «Buona fortuna, cucciolo d'uomo!» mormorò Bagheera prima di andarsene. La decisione di Bagheera si rivelò saggia. Da quel giorno, Rama e la sua compagna allevarono il piccolo come se fosse uno dei loro cuccioli. Gli diedero il nome di Mowgli, che significava rana, perché era vivace e agitava gli arti esili proprio come quel piccolo anfibio. Gli anni passarono e Mowgli crebbe felice accanto ai suoi fratelli lupi. Ma un giorno una notizia spaventosa si sparse per tutta la giungla. Shere Khan, la terribile tigre, era tornata. Era una belva feroce e spietata, uccideva per puro piacere e non rispettava le leggi della giungla. Ma soprattutto odiava gli uomini. Una notte, i lupi adulti si riunirono alla roccia del consiglio. Akela, il capo branco, prese la parola. Fratelli, Shere Khan si aggira per la giungla e Mowgli è in serio pericolo. Rama, so che per te è come un figlio, ma deve tornare tra i suoi simili, nel villaggio degli uomini. Me ne occuperò io, disse Bagheera, che fino a quel momento aveva assistito all'incontro accucciato sopra il ramo di un albero. Quando Mowgli venne a sapere che cosa aveva deciso il consiglio, tentò di ribellarsi. «Mamma Lupa!» la implorò. «Voglio restare con te!» Ma per quanto fosse disperata all'idea di perderlo, la lupa non cedette alle sue suppliche. Sapeva che se il cucciolo d'uomo fosse rimasto nella giungla, Shere Khan non avrebbe esitato ad ucciderlo. L'indomani, Mowgli fu costretto a salutare i suoi amati lupi e partì di buon'ora con Bagheera. «Io non ho paura di Shere Khan!» disse il cucciolo d'uomo alla pantera mentre si addentravano nella giungla. «Non sai quello che dici!» rispose Bagheera. «Nella giungla non esiste creatura più forte di Shere Khan. C'è solo una cosa che possa spaventarla. Il fuoco che brucia e distrugge ogni cosa!» All'ora del crepuscolo, Bagheera si fermò ai piedi di un albero gigantesco. «Passeremo la notte su uno dei rami più alti», disse. Mowgli si arrampicò senza fatica e, stanco per il lungo viaggio, si addormentò all'istante. Ma poco dopo, un sibilo misterioso lo risvegliò. Aprì gli occhi e vide una creatura dal corpo lungo e sinuoso che strisciava silenziosamente verso di lui. «Guardami negli occhi!» disse l'affascinante creatura facendo oscillare la testa davanti al volto di Mowgli. «Fidati di me!» Era Ka, il pitone dalla lingua biforcuta. Mowgli sapeva che i suoi occhi erano dotati di un potere misterioso e diabolico, eppure non riusciva in alcun modo a sottrarsi a quel richiamo magnetico. In breve tempo Ka lo ipnotizzò e cominciò ad avvolgerlo tra le sue possenti spire. Fortunatamente, Bagheera, che vegliava su di lui, si accorse di Ka e con una zampata lo spinse a terra. Dopo quel piccolo incidente, la nottata trascorse tranquilla,
All'alba, però, Mowgli e Bagheera furono risvegliati da una serie di tonfi sordi che facevano tremare il suolo e scuotevano i rami degli alberi. Incuriosito, il cucciolo d'uomo saltò a terra e si trovò ad assistere ad uno spettacolo incredibile: una parata di elefanti. A capo di quel piccolo esercito di pachidermi c'era il colonnello Haiti, un elefante severo e amante della disciplina. Un, due, tenete il passo! Strillava. In fondo alla fila marciava un piccolo elefantino che strizzò l'occhio a Mowgli. Posso giocare con voi? Gli chiese il cucciolo d'uomo. Va bene! Rispose il piccolo. Seguimi, ma non perdere il ritmo! Mowgli si accodò all'elefantino e cominciò a marciare entusiasta insieme al branco. È divertente! Disse al suo nuovo amico. Ma il divertimento per il cucciolo d'uomo non durò a lungo. Compagnia! Halt! Gridò a un tratto il colonnello Haiti. E tutti i pachidermi si fermarono di colpo per mettersi sull'attenti. Era giunto il momento dell'ispezione. Gli elefanti rimasero impassibili mentre Haiti controllava che ogni dettaglio fosse in ordine. Zampe serrate, orecchie spiegate, proboscide dall'infuori. Il colonnello sembrava soddisfatto, ma a un tratto scorse Mowgli tra i ranghi. Un intruso! Sabotaggio! Gridò, afferrando con forza il cucciolo d'uomo con la sua proboscide. In quel momento sopraggiunse Bagheera, allertata dalle grida di Mowgli. Non tollero la presenza degli uomini nella mia giungla! Stava dicendo Haiti con voce tonante. Lasciatelo andare! Lo pregò la pantera. Il cucciolo d'uomo è con me! Lo sto riportando al villaggio degli uomini! E grazie all'intervento della pantera, il colonnello acconsentì a liberare Mowgli. Bagheera gli aveva salvato la vita un'altra volta, ma Mowgli non sembrava molto riconoscente. Io non vengo al villaggio degli uomini! Strillò aggrappandosi a un tronco. La mia famiglia si trova nella giungla! Non puoi restare qui! Ribatté Bagheera, tentando di fargli lasciare la presa. Ma alla fine, spazientita, la pantera rinunciò a convincere il ragazzino. Mi hai seccato! Sbottò. D'ora in poi cavatela da solo! Rimasto solo, Mowgli cominciò a riflettere sul da farsi, quando udì una voce canticchiare. Poco dopo sbucò un grande orso che si dondolava a ritmo di musica. Chi sei? Chiese Mowgli, che si era già fatto contagiare dal suo buon umore. Mi chiamo Baloo, disse l'orso. Ti va di restare con me? Insieme ci divertiamo e facciamo scorpacciata di miele di frutta. Bagheera, che non aveva mai perso di vista il cucciolo d'uomo, si riavvicinò per intromettersi nel loro discorso. Come credi che riuscirà a sopravvivere? Disse all'orso. Nella giungla non è al sicuro, deve tornare tra gli uomini. Ma Mowgli non voleva sentire ragioni. Non se ne parla nemmeno, esclamò. Io faccio parte della giungla e non me ne andrò mai. Ignorando lo sguardo corrucciato di Bagheera, Baloo trascinò Mowgli sulla riva di un fiume. I due amici si tuffarono in acqua tra mille risate e schiamazzi. L'orso galleggiava a pelo dell'acqua e il cucciolo d'uomo si sistemò sul suo ventre soffice. Continuarono a cantare e a scherzare in quella posizione per molto molto tempo. Si divertivano così tanto che non si accorsero di essere spiati. Dall'alto degli alberi, infatti, un gruppo di scimmie osservavano il cucciolo d'uomo con crescente curiosità. Uno di loro, a un tratto, si sporse e lo afferrò per le braccia. D'improvviso Mowgli si ritrovò a volare tra gli alberi, trasportato da quelle creature silenziose. Baloo tentò di fermarle. «Ridatemi il cucciolo d'uomo!» gridò. Ma le scimmie volteggiavano rapidissime e presto sparirono dalla vista. Mowgli fu condotto tra le rovine di un tempio antico, dove lo attendeva il sovrano del popolo delle scimmie, Re Luigi.
Benvenuto, cugino! Gli disse il re. Ho le gambe e le braccia come voi, ma non ho la coda, quindi non sono vostro parente, protestò Mowgli. Non è vero, tu sei un nostro simile, ribatté il sovrano. Sei uno di noi e per accoglierti nel mio regno ho preparato una grande festa in tuo onore. Tutte le scimmie presenti, compreso Re Luigi, cominciarono allora a cantare e danzare, agitandosi freneticamente. Mowgli era così stordito dalla confusione che all'inizio non fece caso allo strano scimmione che ballava come un forsennato al suo fianco. Ma poi riconobbe Baloo. Si era camuffato da scimmia e con lui c'era anche Bagheera. L'orso e la pantera erano venuti a riprendersi Mowgli perché Bagheera non aveva ancora rinunciato al suo piano. Voleva portare il ragazzino al villaggio degli uomini. Non appena si furono allontanati dal tempio delle scimmie, Bagheera si scagliò contro l'orso. «Sei un irresponsabile!» disse. «Ecco cosa succede quando si pensa solo al divertimento!» Baloo ascoltava a capo chino, senza sapere come controbattere. Mowgli, stanco di ascoltare le prediche della pantera, approfittò di quella discussione per inoltrarsi nella giungla. Ma non andò lontano, perché Shere Khan, nascosta dietro un cespuglio, era già pronta a tendergli un agguato. «Eccoti finalmente, cucciolo d'uomo!» ruggì la tigre, balzando davanti a Mowgli. «Tu non mi fai paura!» ribatté il ragazzino, senza indietreggiare di un passo. «Sei solo una tigre spelacchiata, mentre io sono il figlio dei lupi! Sapevo che un giorno ti avrei incontrato e sono pronto ad affrontarti!» Poi il cucciolo d'uomo afferrò un bastone e lo puntò contro l'avversario. Shere Khan scoppiò a ridere. «Sei davvero uno sciocco!» esclamò. «Pensi di potermi spaventare con quel ridicolo bastone?» All'improvviso si udì il rombo di un tuono e un lampo squarciò l'oscurità del cielo. Il fulmine andò a colpire un albero e lo incendiò. Mowgli corse ad afferrare un ramo spezzato, avvolto nelle fiamme, e si avventò sulla tigre. Mentre lottavano, riuscì a legarle la torcia intorno alla coda. Quando Shere Khan si voltò e vide il fuoco alle sue spalle, spalancò gli occhi terrorizzata e cominciò a correre sempre più veloce e sempre più lontano. Baloo e Bagheera giunsero in quel momento e si complimentarono con Mowgli per il suo coraggio. «Ora che Shere Khan se n'è andata, posso restare nella giungla!» esclamò Mowgli, con gli occhi scintillanti di gioia. «Il villaggio degli uomini è vicino ormai», replicò la pantera. «Perché non vai a vederlo prima di prendere una decisione?» E così i tre amici si incamminarono insieme verso il limite della giungla. A un tratto udirono un canto dolcissimo. Mowgli si arrampicò su un albero e scorse una ragazza graziosa che prendeva l'acqua da un fiume. Il cucciolo d'uomo si avvicinò senza riuscire a distogliere lo sguardo da quella creatura così simile a lui. Quando ebbe finito di riempire un grosso vaso di acqua, la ragazza fece per andarsene, ma prima rivolse a Mowgli un sorriso. Il cucciolo d'uomo allora non seppe resistere e dopo aver salutato gli amici, seguì la ragazza ed entrò insieme a lei nel villaggio degli uomini. Bagheera e Baloo rimasero a guardarlo mentre si allontanava, contenti che Mowgli avesse finalmente trovato un posto dove poter essere felice. Fine!